Mi sentite tutti quanti? Sì. Buon pomeriggio. Allora, riprendiamo con il primo punto, con la fine del primo punto del tema d'esame del 2016. Allora, in particolare l'ultima dove ci eravamo fermati ieri era sulla query che permetteva di selezionare il numero di vittorie di ciascun pilota su ciascun altro pilota nella stagione selezionata. Però non vi avevo visti molto convinti sulla query, forse anche la mia spiegazione non era stata molto chiara, quindi provo a riprendere la spiegazione da lì. Allora, Formula 1. Allora, quello che vi avevo detto è che l'obiettivo era selezionare direttamente con una sola query tutte le coppie di piloti, in particolare l'informazione che ci interessa è il numero di vittorie di ciascun pilota su ciascun altro pilota, considerando tutti i gran premi di una particolare stagione. Quindi iniziamo con una query molto semplice dove importo due istanze della stessa tabella results. Quindi scrivo select, poi vediamo cosa visualizzare, from results as R1, results as R2. Where, ovviamente, siccome stiamo importando due istanze della stessa tabella, dobbiamo fare il join, e la clausola di join è R1.raceid è uguale R2.raceid. Quindi vediamo che cosa visualizza questa query se facciamo la select sui due race ID e i due driver e i rispettivi driver ID. Quindi sto selezionando race ID per la tabella R1 R2 e driver ID per la tabella R1 R2. Allora, se vedete, quello che restituisce la query è la combinazione per ogni driver di un particolare race ID di tutti gli altri driver. Quindi per il race ID 18, per il driver 1, ho tutte le combinazioni con tutti gli altri driver, driver 1 compreso. Facciamo un passo ulteriore. Vogliamo visualizzare anche le posizioni dei rispettivi driver per la tabella R1 e R2. Quindi nella clausola select aggiungiamo R1.position, R2.position. La eseguiamo e in questo caso ovviamente vediamo la posizione relativa al driver 1 e la posizione relativa al driver 2. Questa è una semplicissima clausola join che avrete visto mille volte. Perché è interessante? Perché con una sola query possiamo adesso selezionare tutti i casi in cui la posizione del driver 1 è inferiore alla posizione del driver 2, che è proprio quello che ci interessa. Perché noi, come nel testo, eravamo interessati a trovare tutti gli archi, a trovare il peso degli archi tra un pilota e tutti gli altri, il peso relativo al numero di vittorie del pilota considerato sugli altri piloti nella stagione selezionata. Quindi rispetto a questa query dobbiamo aggiungere una clausola di AND in cui specifichiamo che R1.position, quindi la posizione del driver della tabella R1, deve essere inferiore alla posizione del driver della tabella R2. Perché è inferiore? Perché ovviamente chi arriva prima ha una posizione inferiore rispetto a chi arriva dopo. Quindi in questo caso abbiamo per ogni coppia di driver abbiamo come risultato le righe per ogni coppia di driver in cui il driver R1 ha una posizione inferiore al driver R2. Quindi in cui il driver R1 vince sul driver R2. E di fatto è già il risultato che ci interessa. Dobbiamo soltanto manipolare leggermente la query per ottenere, al posto che tutte le istanze, un contatore. Perché ovviamente adesso per ogni coppia di driver
ci saranno più righe, perché se il driver 1 ha vinto più volte rispetto al, sul driver 2, avremo tante righe quante sono il numero di vittorie, perché ogni riga è relativa a un risultato di una particolare gara. Per ora stiamo considerando tutte le stagioni, non abbiamo ancora aggiunto il filtro sulla stagione considerata. Quindi come facciamo a visualizzare il contatore? Dobbiamo aggiungere una clausola di group by. Group by significa raggruppo risultato secondo i campi specificati. I campi specificati sono il driver, la coppia di driver, driver 1 e driver 2. Quindi rinominiamo questo R1.driverID come D1 e questo R2.driverID come D2. E quindi facciamo la group by tra D1 e D2. Ora, nella select ci conviene eliminare gli altri campi, perché siccome stiamo raggruppando non ha più senso visualizzare race ID, perché diventa un valore, perché ci interessano i valori aggregati. Quindi visualizziamo driver ID R2.driver ID e count di asterisco. Count di asterisco ci dice il numero di volte in cui il driver 1 vince sul driver 2. Quindi lanciamo la query e vediamo che il driver 1 vince sul driver 2 40 volte e così via. L'1 vince sul 3 94 volte, eccetera. Ora, ci interessa ancora selezionare la stagione. Quindi, aggiungiamo, importiamo un'altra tabella, quindi from races, aggiungiamo la tabella races e specifichiamo che vogliamo tutte le entry in cui races.raceid è uguale a r1.raceid. Questo ci permette di fare il join tra la tabella races e le altre due tabelle results, di cui abbiamo già fatto il join. Adesso però specifichiamo anche che ci interessa un particolare anno tra tutte le gare disputate. Quindi end races.year uguale 2000. Ad esempio selezioniamo l'anno 2000. Quindi rieseguiamo la query e vediamo che abbiamo lo stesso risultato di prima filtrato sulle gare della stagione dell'anno 2000. Allora, già questa query andava bene per risolvere il problema. Se volessimo essere un pochino più precisi, potremmo aggiungere ancora due filtri, specificando che r1.position is not null, perché se vi ricordate, andando su results, alcuni valori di position hanno valore nullo. Questo perché, ad esempio, si è ritirato oppure c'è stato un problema meccanico o un incidente, eccetera. Quindi vorremmo filtrare, per essere veramente precisi, vorremmo filtrare tutti quei risultati di position il cui valore è nullo, sia per il pilota R1 che per il pilota di R2. Quindi end R2.position is not null. Quindi rieseguiamo la query e otteniamo questo risultato che è più preciso. Allora, con questa query già abbiamo tutte le informazioni di cui necessitiamo per creare il grafo. Possiamo copiarla in Eclipse. Allora, vediamo a che punto eravamo arrivati, se già abbiamo un metodo del DAO dove copiarla. No, mi sembra di no, quindi dobbiamo ancora crearlo. Allora, eravamo nel model e in particolare eravamo nella funzione del metodo. In particolare eravamo nel metodo
crea grafo. Nel metodo crea grafo avevamo creato un nuovo grafo di tipo simple directed weighted graph, avevamo ottenuto tutti i driver e li avevamo aggiunti come vertici. Ora dobbiamo iterare su tutti i possibili archi e creare l'arco. Gli archi, quali sono gli archi che dobbiamo inserire? Quelli che ci restituisce la query che abbiamo appena creato. Questa query però ci restituisce una tripletta di valori, che sono i due driver tra cui costruire l'arco e il peso. Quindi la cosa più semplice è creare una classe apposita dove salvare questi valori. Quindi nel package model creiamo una nuova classe che chiamiamo driver season result e questa classe conterrà cosa? Una variabile privata driver di 1, una variabile privata driver di 2 e una variabile privata counter che memorizza il numero di vittorie del driver di 1 sul driver di 2. Creiamo come al solito getter prima il costruttore e poi getter e setter. E a questo punto torniamo nel model, quindi ho creato semplicemente questa classe che è un Java bean per salvare il risultato della query. Torno nel model e creo un ciclo for in cui itero sul risultato ritornato dal DAO e aggiungo per ogni classe, per ogni oggetto, un arco. Quindi for driver season result DSR, due punti, f1dao.get driver season results. A questo punto posso aggiungere per ogni DSR un nuovo arco nel grafo. Quindi graphs.add edge with vertices, dove lo aggiungo in grafo, il vertice sorgente è dsr.get di 1, il vertice destinazione è dsr.get di 2 e il peso è dsr.get counter. Ottimo. Quindi, adesso mi rimane soltanto da implementare questo metodo del DAO che mi restituisca le informazioni di cui ho bisogno. Ovviamente se avete domande, come al solito, chiedetemi, fermate, dimmi. Non è chiaro come faccio a sapere se di uno ha vinto di due o viceversa. Ma in realtà non sono interessato a sapere chi ha vinto più dell'altro. Quello che sono interessato a sapere è quanto di uno ha vinto rispetto a di due. Poi, in un secondo momento, saprò, sempre nella stessa query, quanto di due ha vinto su di uno. Perché il grafo ha come vertici i piloti e gli archi rappresentano la relazione di vittoria di un questa relazione sul grafo è il numero di vittorie di un pilota sull'altro. Quindi l'arco che va da D1 a D2 rappresenta il numero di vittorie di D1 rispetto a D2. Quindi con l'arco c'è quello che va da D1 a D2, quello che va da D2 a D1? Sì, nel caso in cui ho due archi, nel caso in cui ci siano state delle vittorie da entrambi i lati, cioè sia che D1 ha vinto su D2 che D2 ha vinto su D1. Un grafo con un ciclo? Sì, ci sono dei cicli, ma non ci sono dei loop, perché
nel grafo orientato ci possono essere ovviamente dei cicli, ma l'importante è che ci siano dei loop. Il loop è un ciclo che ha come vertice, sorgente e destinazione lo stesso driver. Però non è un problema se ci sono dei cicli. Prego. Sarebbe un problema se poi lanciassimo degli algoritmi per la ricerca dei cammini minimi, perché abbiamo detto che con i cicli ci sono dei problemi, ma in questo caso non lo facciamo, quindi... Se avessero lo stesso numero di vittorie vorrebbe dire che il peso degli archi entranti e uscenti sarebbe identico. Però quello che non stiamo facendo, con cui forse ti stai confondendo, non stiamo calcolando il netto delle vittorie di un pilota rispetto all'altro. Questa informazione ce l'abbiamo se facciamo la differenza tra i pesi degli archi entranti e quelli degli archi uscenti, che poi mi sembra che sia la seconda parte del punto 1. Semplicemente il grafo rappresenta il numero di vittorie di un pilota rispetto all'altro. Questa è l'unica cosa che dobbiamo fare. E la query che abbiamo scritto ci permette appunto di ottenere questa informazione per ciascuna coppia di piloti in entrambi i sensi. Altre domande? Ok. Quindi questo metodo getDriver SeasonResult restituisce una lista di driver season result. Quindi copiamo lo stesso codice del metodo di sopra, tanto la struttura è sempre la stessa. In questo caso non abbiamo più dei driver, ma abbiamo degli oggetti di tipo driver season result. Quindi cambio il nome anche alla lista, che diventa result, e ritorno result. E importo driver season result. La query l'abbiamo già scritta, quindi posso copiarla da SQL Pro. Ovviamente quello che vi consiglio nel caso di query un pochino più complesse, prima di scriverla su SQL Pro o IDE, di testarla, una volta che funziona, copiarla in Java, perché come avete già visto debuggare gli errori SQL in Java non è semplicissimo, o comunque è più complicato. Quindi la copio. L'unica cosa che devo modificare è questo 2000 diventa un punto interrogativo, perché è il parametro che dobbiamo settare, e questo contatore lo rinomino con CNT in modo tale da poter prendere il valore successivamente con rs.getInt. Ora ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di qualche altra informazione per completare questo metodo. Prima di tutto abbiamo bisogno di sapere qual è la stagione, come prima, perché dobbiamo selezionare i risultati relativi ad una particolare stagione. E quindi scriviamo season S. Seconda cosa, abbiamo creato un oggetto driver season result che internamente memorizza due variabili di tipo driver, non memorizza i driver ID. Quindi abbiamo bisogno della famosa identity map per poter mettere in relazione un ID con l'oggetto. Quindi abbiamo bisogno di un driver ID map che chiamo di driver map. Driver ID map. E quindi in result.add quello che farò è scrivere result.add di new driver season result di D1, D2
e counter, dove driver di 1 e driver id map.get rs.get int di 1. Stessa cosa per di 2, e invece il counter è int counter int cnt uguale a rs.get int di cnt. Allora, perché ho voluto esplicitare driver di 1 e driver di 2? Giusto per controllare che nelle identity map realmente esistano, perché in questo caso sto prendendo un id, poi sto chiedendo all'identity map restituiscimi l'oggetto che corrisponde a questo id, però nel caso in cui non fosse presente all'interno di questa identity map avrei un valore null. Quindi aggiungo il controllo che se d1 è uguale a null o d2 è uguale a null, non li inserisco, perché altrimenti andrei a creare un oggetto driver season result con uno dei due valori uguale a null, e quindi nel momento in cui aggiungo l'arco otterrei un'eccezione. Semplicemente un controllo che se il database è scritto bene, i dati sono consistenti, non dovrebbe mai verificarsi questo problema, però siccome il dataset è piuttosto grosso e i dati sono reali e quindi è possibile che non siano consistenti in tanti database, in tanti dataset che utilizziamo durante il corso, i dati non sono realmente consistenti, meglio aggiungere questo controllo, anche perché non ci costa nulla. Quindi se uno dei valori è null, semplicemente lo saltiamo, magari aggiungiamo una stampa system.r.format e dico skipping, quindi salto %d%d, ossia rs.getInt d1 rs.getInt d2. Altrimenti effettivamente aggiungo un nuovo elemento alla lista results, quindi aggiungo un nuovo oggetto driver season result, un oggetto che poi mi servirà per creare un nuovo arco. Tutto chiaro? Ok, quindi nel model l'unica cosa che devo fare è aggiungere il riferimento a S e il riferimento all'identity map, che però devo ancora creare. Quindi nel model scrivo private driver id map, driver id map, questo nuovo oggetto lo creo nel costruttore del model, quindi driver id map uguale a new driver id map, e poi devo creare la corrispondente classe driver id map. Per rendere le cose un pochino più interessanti, oggi l'identity map la facciamo in un modo diverso, perché magari vi fa risparmiare qualche secondo. Ed è semplicemente, al posto che all'interno dell'identity map creare una mappa e poi creare la relazione all'interno di questa mappa salvata come variabile privata all'interno dell'oggetto, diciamo che driver id map estende una hash map. Così evitiamo di reimplementare alcuni metodi, perché sono già implementati. Quindi public class driver id map extends hash map, e specifichiamo i generics, che sono integer, perché ad un id associamo un oggetto di tipo driver.
includiamo hashMap, e l'unica cosa che andiamo a fare è quella di ridefinire il metodo get, perché abbiamo un metodo get speciale. Quindi diciamo che public driver get driver driver, perché in genere nella mappa il metodo get si aspetta un intero, invece qui abbiamo un get che prende un oggetto di tipo driver. Quindi come al solito driver hold uguale super, perché ovviamente devo chiamare il get del padre, non devo chiamare il get l'oggetto corrente, perché altrimenti entrerebbe in un loop infinito, ma richiamo il metodo super di hashMap, cioè con super richiamo il metodo get di hashMap, quindi super.get driver.get driver id. Come al solito faccio il controllo, se hold è diverso da null, ritorno hold, quindi qui non cambia nulla, altrimenti inserisco il nuovo oggetto e poi ritorno il nuovo oggetto. Quindi super.put super.put cosa? La chiave è driver.get driver id value driver e poi return driver. Quindi stesso pattern di sempre, l'unica differenza è che questa volta al posto che creare una variabile, una mappa interna all'oggetto identity map, estendiamo la hashMap e ridefiniamo il metodo get. Tutto chiaro? Ok, quindi vediamo cosa ok, semplicemente dovevo ancora importare all'interno del DAO la classe driver id map. L'unica cosa che devo ancora fare è aggiungere gli oggetti identity map, perché per ora l'identity map la sto utilizzando soltanto in get driver season result, che è un metodo che chiede qualcosa all'identity map ma non aggiunge nulla. Per aggiungere gli oggetti devo aggiungerli in get all driver by season. Quindi qui oltre a S aggiungo anche driver id map. E quindi modifico anche la signatura di questo metodo e aggiungo driver id map driver id map. L'unica differenza è che quando faccio drivers.add, quindi quando aggiungo gli oggetti driver alla lista, li aggiungo prima l'identity map. Quindi driver id map.get e nel get scrivo new driver eccetera. Diciamo che questo get è un get finto perché li inserisce tutti a meno che non ci siano duplicati all'interno della query. Ecco, visto che ci siamo e siamo su questo metodo, giusto per coerenza possiamo aggiungere un'altra clausola AND e dire che prendiamo tutti i driver dove position non è nulla. Questo giusto per essere coerenti con il metodo seguente ed evitiamo di inserire dei piloti che hanno tutte le position uguali a null, cioè tutti i piloti che non hanno terminato neanche una gara. Quindi aggiungiamo un AND results.position is not null.
stessa cosa che abbiamo scritto sotto. Okay. Dovremmo aver completato la creazione del grafo. Ultima cosa, aggiungo una stampa di controllo sul numero di archi e il numero di nodi che ho inserito. Quindi, grafo creato, due punti, percento di archi, percento di nodi, / n, così va anche a capo, e scrivo grafo punto edgeset.size grafo punto vertexset.size. Ora vado nel controller. Nel controller avevo questo metodo doCreaGrafo che viene chiamato quando premo sul bottone seleziona stagione o qualcosa del genere. Avevo già aggiunto tutti i controlli, quindi l'unica cosa che devo fare è creare il grafo. Vediamo se tutto funziona. Proviamo a eseguire il programma. Selezioniamo un anno, uno qualsiasi, clicco su Vittorie Piloti e mi dice che ha creato un grafo di 436 archi e 51 nodi. Proviamo a selezionare qualcosa di più recente, come il 2014, e ottengo un nuovo grafo di 367 archi e 23 nodi. Quindi per ora l'implementazione dovrebbe essere funzionante. Vi dico soltanto, fate attenzione di strutturare il vostro programma in modo tale che, cambiando i valori di input, il grafo venga rigenerato. Quindi non create l'istanza del grafo, quindi chiudiamo qui, ma non create l'istanza del grafo nel costruttore del model, ma createlo in CreaGrafo, perché altrimenti, se cambiate l'anno e poi premete sul pulsante Vittorie Piloti e non ricreate il grafo, andate ad aggiungere dei vertici, degli archi al grafo esistente, quindi esce fuori un pasticcio perché il grafo diventa sempre più grosso ma non viene ricreato. E questo è sempre un test che facciamo, sia quello di provare diverse combinazioni di valori di input e verificare che ogni volta voi ricostruiate la struttura dati corretta. Quindi fate attenzione a questo. Continuando l'implementazione del primo punto, veniva chiesto di trovare qual era il migliore pilota. Con quale criterio? Andiamo a leggerlo. Il criterio era il pilota che ha totalizzato il miglior risultato, definito come la differenza tra il numero di vittorie, archi uscenti, e di sconfitte, archi entranti, che era quello a cui si riferiva il vostro compagno. Quindi sapere il numero di vittorie nette del pilota, cioè quante vittorie ha totalizzato quel pilota togliendo le sconfitte. Allora, qui dobbiamo fare i conti con JGraphT, quindi dobbiamo conoscere bene quali sono i metodi che espone JGraphT. Quindi questo è un altro compito che vi do, studiare bene la libreria JGraphT, sapere bene quali metodi offre, perché se sapete bene quali metodi offre è molto più semplice maneggiare i grafi. Quindi, qui abbiamo bisogno di iterare su tutti gli archi uscenti, sommare i pesi di tutti gli archi uscenti, iterare su tutti gli archi entranti e sottrarre i pesi di tutti gli archi entranti per tutti i piloti e trovare quello che ha la differenza più alta. Quindi non abbiamo bisogno di nessun algoritmo ricorsivo, è semplicemente una ricerca lineare sui piloti, però per ogni pilota dobbiamo fare una ricerca su tutti gli archi entranti e su tutti gli archi uscenti. Quindi in totale ha complessità pari al grado dei vertici moltiplicato per il numero di vertici, grado di ciascun vertice moltiplicato per il numero di vertici. Quindi creiamo un nuovo
un nuovo metodo public driver get best driver, sono nel model. In questo caso non ho bisogno del valore di season perché il metodo getBestDriver viene chiamato subito dopo creaGrafo, quindi il grafo è già stato creato su una particolare stagione e il metodo getBestDriver si riferisce al grafo che ho appena creato. Quindi il primo controllo che devo fare è che il grafo non sia nullo. Se il grafo è null, new runtime exception, creare il grafo. Questa è una possibilità. Se avessi avuto il valore in input, il valore di season, avrei potuto chiamare direttamente la funzione creaGrafo. Beh, queste sono scelte implementative. Se il grafo è diverso da null, cosa succede? Ho bisogno di due variabili, driver, best driver, che inizializzo a null, e di una variabile intera dove salvare qual è il valore relativo al miglior driver. Quindi int best. Siccome è un problema in cui devo cercare il massimo, la inizializzo con il numero più piccolo esistente, che è integer.minValue. Quindi quando dovete massimizzare, settate la variabile su cui settate il massimo corrente al minimo, se dovete minimizzare, settate la variabile in cui cercate il minimo al massimo. Questa è l'inizializzazione. Faccio un for su tutti i driver. Quali driver? Quelli che si trovano nel grafo. Quindi in grafo.vertexSet. Per ogni driver, quindi bisogno di una variabile che chiamo somma, che inizializzo a 0, dove vado a sommare il peso di tutti gli archi uscenti e sottrarre il peso di tutti gli archi entranti. E quindi adesso itero sugli archi uscenti e poi itero sugli archi entranti. Allora, gGraphT mi espone un metodo che mi permette di sapere quali sono tutti gli archi uscenti dato un particolare vertice, quindi for default weighted edge e due punti grafo punto outgoing edges of d, dove questo metodo outgoing edges of mi restituisce la lista di archi uscenti dato un particolare vertice. E quindi scrivo xum più uguale a grafo punto get edge weight di e. Quindi purtroppo gGraphT non ha un metodo che mi restituisce già la somma dei pesi di tutti gli archi uscenti, ma devo calcolarmelo da solo. Come faccio? Itero su tutti gli archi uscenti e per ogni arco uscente sommo il peso di quel particolare arco. E poi faccio la stessa cosa sugli archi entranti, in cui però devo cambiare, al posto di outgoing diventa incoming edges of d, e la somma non diventa più un più uguale ma un meno uguale, perché devo sottrarre gli archi entranti. Ricordatevi che arco uscente significa vittoria del pilota del vertice considerato sul vertice destinazione, arco entrante significa invece perdita del numero di perdite del vertice considerato rispetto al vertice sorgente. Alla fine mi chiedo, ma questa somma è maggiore del massimo? Quindi if sum è maggiore del massimo, che è best, oppure se best driver è uguale a null, quando è che best driver è uguale a null? All'inizio.
Nel primo ciclo best driver sarà uguale a null, ma anche sum sarà maggiore di best, li aggiungo entrambi giusto per correttezza. Cosa succede? Scrivo best uguale a sum e best driver uguale a d. Alla fine di questo ciclo in cui itero su tutti i driver, dovrei avere un best driver. Quindi scrivo return best driver. In realtà, siccome avevo inizializzato best driver null, dovrei anche fare il controllo che best driver sia effettivamente diverso da null. Un controllo probabilmente superfluo, ma nel caso in cui la lista, il vertex set, sia vuoto, potrei avere un valore null. Quindi aggiungo if best driver uguale a null, new runtime exception best driver not found. Adesso sto aggiungendo un sacco di controlli giusto per farvi vedere come considerare tutte le possibili condizioni di errore. Ovviamente magari poi in sede d'esame non avrete il tempo di gestirle tutte, ma cercate comunque di gestire quelle importanti, quelle che si potrebbero realmente verificare nel vostro programma. Evitate comunque di generare eccezioni. Quindi torniamo nel controller. Abbiamo creato il grafo. Adesso otteniamo il driver. Quindi driver D uguale model.get best driver. Importiamo la classe driver. E poi stampo in txt result i valori di d. Quindi txt result.setText d.toString. Su driver dovrei aver già inserito il metodo toString, quindi non dovrei avere problemi a stamparlo. Se tutto è corretto dovrebbe funzionare. Quindi selezioniamo esempio il 2014. Facciamo vittorie piloti e viene fuori che il miglior driver è Lewis Hamilton. Nel 2009 si pianta, non bellissimo. Allora vediamo qual è il problema. Ok, penso di avere un problema con Eclipse perché c'è il computer che sta diventando rovente, quindi provo a cambiarlo. Ok, vediamo. Ok, scusate, c'è un problema con il database allora. Sì, c'è un problema con il database, quindi...
Ok, adesso dovrebbe essere risolto. Scusatemi. Quindi selezioniamo di nuovo il 2014, vittorie piloti, Lewis Hamilton. 2008, vittorie piloti, Lewis Hamilton. 2004, Michael Schumacher, quindi potrebbe avere senso. Avete delle domande a riguardo? Ok, quindi abbiamo completato il primo punto. Effettivamente non era banalissimo, però se la query veniva impostata correttamente non era poi così difficile, diciamo così. E di sicuro in 2 ore avete tutto il tempo per fare questo punto e il secondo. Allora, il secondo punto invece era abbastanza semplice perché era un algoritmo ricorsivo, ma di quelli proprio nella versione più semplice, perché non c'erano condizioni di controllo particolari da verificare, semplicemente bisognava trovare tutti i sottoinsiemi dato un insieme iniziale. L'insieme iniziale è quello dei piloti, bisognava cercare il Dream Team, ossia un sottoinsieme di dimensione K, e qui ecco il perché dovete trovare tutti i sottoinsiemi di dimensione K. E in particolare dovete selezionare quello che minimizza il tasso di sconfitta, che è definito come il numero totale di vittorie di un qualsiasi pilota non appartenente al team su un qualsiasi pilota appartenente al team. Quindi è il sottoinsieme di piloti che minimizza la somma dei pesi degli archi entranti. Perché il numero totale di vittorie di un qualsiasi pilota non appartenente al team su un qualsiasi pilota appartenente al team significa il numero totale, la somma dei pesi di tutti gli archi entranti riferiti al sottoinsieme considerato. Adesso vediamo come risolverlo. Però l'importante è dividere il problema nella parte ricorsiva e nella parte di valutazione della soluzione. Allora, siamo nel model, quindi nel model aggiungiamo un metodo che si chiama public, che restituisce una lista di driver e lo chiamiamo getDreamTeam. Questo metodo si aspetta una stagione ed un valore k. In realtà forse la stagione non è neanche necessaria perché riutilizziamo il grafo di prima, quindi direi soltanto il valore k, int k. Allora, classico problema ricorsivo. Abbiamo una funzione recursive. Cosa passiamo a questa funzione? Siamo interessati a trovare tutti i sottoinsiemi di una particolare dimensione che è k. Quindi di sicuro passiamo a step, che inizializziamo a 0. Passiamo k, che è il valore massimo della ricorsione, quindi siccome dobbiamo trovare tutti i sottoinsiemi vuol dire che al massimo avremo k livelli di ricorsione, perché per k volte dovrò fare una scelta, ad ogni passo faccio una scelta di cosa mettere dentro il mio sottoinsieme. Quanto è grosso questo sottoinsieme? K, quindi farò K scelte. E ovviamente ad ogni livello proverò a mettere tutte le possibili combinazioni. Proverò a mettere tutti i possibili driver. E di sicuro avrò anche bisogno di passare alla soluzione parziale, che è una lista vuota, quindi new list driver, inizialmente una lista vuota, new array list driver. Poi ho bisogno di inizializzare ovviamente delle variabili, che sono la migliore combinazione di driver, quindi best dream team, e il miglior valore associato a questo dream team. Quindi creo due variabili globali, private list
driver che chiamo best dream team e poi una variabile private che chiamo una variabile private int che chiamo best dream team value. Entrambe le inizializzo qui prima di chiamare la funzione ricorsiva, quindi best dream team uguale a new array list e best dream team value uguale a 0. È un problema di, scusate, non uguale a 0, è un problema di minimizzazione, quindi come ho detto prima la inizializzo al valore massimo possibile, quindi integer al valore più grande possibile, quindi integer.maxValue. Alla fine cosa ritorna questa funzione? Ritorna best dream team. Importiamo ArrayList. Poi creiamo la funzione ricorsiva. Private void recursive. Int i, questo i in modo più appropriato lo chiamiamo step. Array list driver che chiamiamo temp dream team e valore k che è il valore della dimensione del sottoinsieme che stiamo cercando. Come al solito, come strutturiamo la ricorsione? Sempre nello stesso modo, quindi controlliamo la condizione di terminazione. E come abbiamo detto, la condizione di terminazione in questo caso era molto semplice. Dobbiamo controllare che step sia maggiore o uguale a k. If step maggiore o uguale a k, abbiamo raggiunto la dimensione del set ricercata. Quindi ci domandiamo se il valore associato a temp dream team, quindi al dream team corrente, sia migliore di best dream team value. Se è migliore, allora diciamo che best dream team value è uguale a evaluate di temp dream team. E in particolare diciamo anche che best dream team è uguale a new array list di temp dream team, perché abbiamo trovato una soluzione migliore di quella corrente. Dobbiamo sia salvare il valore associato a questa soluzione e questo valore ce lo restituisce la funzione evaluate, ma anche dobbiamo salvare la soluzione corrente e questo lo facciamo creando una nuova lista a partire da quella corrente. Sempre per il discorso dobbiamo fare una deep copy e non una shallow copy. Se facessimo una shallow copy altrimenti avremmo l'ultimo valore ritornato dalla funzione ricorsiva che sarebbe una lista vuota. Dopo la condizione di terminazione abbiamo la generazione della soluzione parziale. Come facciamo a generare la soluzione parziale? Sempre con il solito ciclo for. Da cosa è costituita una soluzione parziale? È costituita dai driver. Quali sono i driver? Sono i driver che sono presenti nel grafo. Quindi iteriamo su driver di tra quelli presenti nel grafo, quindi grafo.vertexSet. E diciamo se temp dream team non contiene il driver di, quindi scriviamo punto .contains di e poi lo neghiamo con il punto esclamativo davanti, quindi se non contiene di, allora lo aggiungiamo, chiamiamo la funzione ricorsiva e poi lo togliamo con il backtrack. Quindi temp dream team.add di, chiamiamo la funzione ricorsiva, recursive step più 1, perché dobbiamo passare allo step successivo,
La soluzione parziale è temp dream team e poi k che rimane invariato. E alla fine togliamo d. Temp dream team.remove d. Una piccola nota, quando utilizzate add e quando utilizzate remove, ricordatevi sempre che in un modo o nell'altro vengono utilizzati hash code equals, forse quando fate add in una lista no, però quando fate remove sicuramente sì, quindi controllate di aver ridefinito hash code equals sull'oggetto che state inserendo. In questo caso è driver, driver l'abbiamo già utilizzato in più occasioni e quindi abbiamo già ridefinito hash code equals. Però fate sempre questo controllo, perché altrimenti questo è uno di quegli errori stupidi che poi vi fanno perdere tempo per cercare la soluzione. Quindi l'algoritmo ricorsivo termina qui, vedete che è nella versione più semplice, quella proprio di trovare tutti i sottoinsiemi di un particolare insieme. Semplicemente significa fare una ricorsione di k livelli dove k è la dimensione dell'insieme, quindi trovare tutte le possibili combinazioni di dimensione k. Quello che ci manca definire è ancora la funzione evaluate. Funzione evaluate che in input prende una lista di driver. Allora, secondo me no, perché è vero che stai aggiungendo e togliendo, ma stai aggiungendo sempre in coda e togliendo dalla coda. Quindi se utilizzi un array list vuol dire che hai un tuo array e stai togliendo e aggiungendo sempre alla fine. Quindi secondo me è più veloce. Allora, diciamo che è abbastanza. È veloce l'array list. Forse la linked list potrebbe essere più veloce perché tu hai già il puntatore della coda e quindi quando fai add lui sa già dove andare ad inserire. Allora, diciamo che se ci fossero veramente tanti livelli di ricorsione la linked list potrebbe essere più performante, ma bisogna vedere l'implementazione, di come è implementata. In questo caso, siccome utilizziamo valori k molto piccoli, secondo me hanno la complessità è assolutamente ignorabile, sì, trascurabile, sì. Sì. Però grazie per averlo chiesto. Quindi come facciamo a valutare? Ultima cosa che ci manca è valutare una particolare soluzione, una soluzione parziale. Una soluzione parziale che in realtà non è più parziale ma è completa, perché la funzione evaluate la chiamiamo soltanto quando arriviamo al k livello della ricorsione, quindi è una soluzione completa, e dobbiamo capire se questa soluzione completa è la migliore soluzione possibile. Quindi dobbiamo attribuirle un valore. E abbiamo detto che il criterio di valutazione e il tasso di sconfitta, che è definito come il numero totale di vittorie di un qualsiasi pilota non appartenente al team su un qualsiasi pilota appartenente al team. Quindi, come detto prima, dovevamo considerare tutti gli archi in entrata su questo set di vertici. Quindi, la cosa più semplice è quella di iterare su tutti gli archi del grafo. Quindi for default edge weight e due punti grafo.edgeSet, quindi itero su tutti gli archi e mi chiedo, questo arco che sto considerando ha come destinazione un vertice che si trova in temp dream team? Quindi if
e diciamo, grafo.get edge target, perché per sapere qual è il target di un particolare arco devo passare da grafo, quindi grafo.get edge target di E. Quindi il vertice destinazione di questo particolare arco è E uguale ad uno degli ad uno dei vertici che sono in temp dream team. Però è meglio farlo al contrario, meglio dire temp dream team contiene contiene il vertice di destinazione. Temp dream team punto contains il vertice di destinazione. Se lo contiene, allora conta il peso di quest'arco. Quindi avrò una variabile int sum uguale a 0, sum più uguale a grafo.get edge get edge weight di E. Ovviamente qua ho sbagliato perché era default weighted edge, scusatemi. E alla fine ritorno sum. Sum sarà uguale a 0 se non ci sono archi in ingresso, in entrata, su questo set di nodi considerato, o altrimenti sarà pari alla somma dei pesi degli archi in entrata su questo set di vertici considerato. Visto che ci siamo, aggiungiamo una riga che permette di ottimizzare parecchio le performance. Siccome utilizziamo parecchie volte contains, potrebbe aver senso utilizzare un set. In realtà, pensandoci bene, non ottimizza così tanto perché questa lista è molto corta. Però immaginiamo che la lista possa essere anche, i loro recap possono essere anche parecchio grossi. Quindi contains su un set utilizza il concetto della hashmap, il concetto che è la base della hashmap, utilizza le tabelle di hash e quindi ottimizza le performance. Quindi creiamo lo stesso il set, anche se qui il valore di k che poi utilizziamo è piccolo e quindi forse non darà il miglioramento sperato di performance. Quindi diciamo che creiamo un set driver temp dream team set uguale new hash set e gli passiamo temp dream team. Quello che sto facendo è semplicemente creare un hash set a partire dalla collection temp dream team. Oops. E quindi su contains chiamo metodo contains di temp dream team set. Questo è semplicemente una finezza per andare leggermente più veloce nel caso in cui temp dream team fosse grande. Quindi direi che l'implementazione è completata. È completa, possiamo vedere se funziona. Ah, purtroppo non l'ho ancora collegata all'interfaccia, facciamolo velocemente. Quindi sono nel controller. Copio il try catch. Season non mi serve. Quindi drivers list driver drivers uguale model.get dream team dimensione k, dove metto tutto in un altro try catch perché devo fare anche il catch di
number format exception. Quindi provo a prendere il valore k, int k uguale integer.get get integer da una stringa che è txt input k.getText. Poi aggiungiamo il controllo se k è minore uguale a 0. Scriviamo txt result.setText inserire k maggiore di 0, return. Stessa cosa scrivo anche in catch di number format exception. Number format exception viene generato nel caso in cui nella casella di testo non inserissimo un numero ma una label, una qualche stringa. E poi stampiamo drivers.toString. Proviamo a vedere se funziona. Selezioniamo 2014, calcoliamo vettore piloti, mettiamo dimensione 2, Dream Team, abbiamo un'eccezione, null pointer exception, vediamo se riusciamo a risolverlo velocemente. Forse non è integer punto parse int, scusate. Parse int. Ok. Quindi 2014, vittorie piloti, 2, Dream Team. Impiega un po' di tempo. Cerco, vi carico la soluzione appena finita la lezione e vi auguro buona serata. Se avete domande, scrivetemi come al solito. Ok. Allora, nel model, sì, manca il return. Tu dicevi se... sì, ovvio, sì, se evaluate è minore di best, sì, perché richiede il minimo, quindi è il contrario. Avete ragione entrambi. Buona serata.